Quel treno non giunse mai a destinazione. Nella galleria di Val di San, di San Benedetto Val di Sambro, una volontà criminale, politico-mafiosa, eversiva delle istituzioni, volle un massacro di cittadini innocenti. Tutto fu predisposto per provocare il maggior numero possibile di vittime. L'occasione del Natale, la potenza dell'esplosivo, il timer regolato per far esplodere la bomba sotto la galleria in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Solo il tempismo del conducente, che prontamente bloccò la linea, evitò una strage maggiore. Dopo il sangue, il terrore, il vuoto, i familiari delle vittime hanno affrontato la vicenda processuale. In primo e in secondo grado la magistratura, in base alle risultanze raccolte dagli inquirenti, condanna l'ergastolo Pippo Calò e i suoi uomini per l'esecuzione immateriale del reato di strage e condanna Giuseppe Misso a pesanti pene detentive. La Cassazione ribalta queste decisioni ignorando tutto il castello accusatorio sostenuto dalle prove raccolte dagli inquirenti e per mano di Corrado Carnevale annulla la sentenza nei confronti di Calò e Misso, rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. La Corte, riformando parzialmente la sentenza, condanna per strage Calò, ma ne assolve Misso, condannandolo per detenzione abusiva ad esplosivo e riducendone la pena soli 3 anni. Il 18 febbraio 1994 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze conclude il giudizio anche per il parlamentare dell'MSI Massimo Abatangelo, la cui posizione era stata stralciata dal processo principale. Abatangelo fu assolto dal reato di strage, ma venne condannato a 6 anni di reclusione per aver consegnato dell'esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera del 1984. Le famiglie delle vittime fecero ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma persero e dovettero rifondere le spese processuali. Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss mafioso Totò Riina, considerato il vero mandante della strage. Secondo la DDA napoletana, l'attentato si inserì in un disegno strategico di Riina per far apparire l'attentato come fatto politico e come risposta ai mandati di cattura relativi al maxi processo a Cosa Nostra, emessi nel settembre 1984 dai giudici Falcone e Borsellino. La ricostruzione del quadro processuale, come emerge dal lavoro delle commissioni parlamentari, colpisce la evidente distrazione, in alcuni casi volontà, di settori delle istituzioni di non fare piena luce sulle vicende di stragismo. 1984 erano gli anni che i vertici dei servizi segreti erano guidati da Bermondo e Musumeci, dalla P2. Erano gli anni in cui la strategia della tensione doveva mutare gli equilibri democratici e politici del nostro paese. Oggi è molto importante essere qui non solo per mantenere viva la memoria, ma per riflettere che quelle strategie hanno cambiato modo di attuazione ma continuano a penetrare, a mio avviso, questa è la mia opinione personale, all'interno delle istituzioni democratiche. All'epoca avevano il volto delle bombe, oggi hanno spesso, talvolta o qualche volta, il volto delle istituzioni. Sono le stesse trame, mafie, P2 all'epoca, P3, P4 e nuove P2 oggi, criminalità organizzata, imprenditrice e col volto istituzionale, che vogliono cambiare la storia del nostro paese. Quelli erano gli anni in cui c'era stato a Napoli il sequestro Cirillo, dove sentenza passata in giudicato ha dimostrato che la liberazione fu frutto di un accordo tra la nuova Camorra organizzata, le Brigate Rosse, la Camorra di Cutolo, i vertici del SISM e del SISD, i vertici della Democrazia Cristiana dell'epoca. Quindi sempre intrecci tra pezzi delle istituzioni ai massimi livelli, criminalità organizzata e pezzi della politica. Così nell'84, così nel 92 con le stragi di mafie, qualcuno magari si è un poco, come dire, addormentato perché pensa che dopo la stagione delle bombe del 92 e 93 queste strategie sono finite perché non si usa più il tritolo e il Sintex. Non è così. Si usano altre strategie, ma è sempre strategia della tensione. Però non passeranno perché oggi, rispetto ad allora, grazie anche alle associazioni che hanno un ruolo storico, grazie alle istituzioni dal volto pulito
e dal coraggio, grazie alla buona politica, grazie al paese che è cresciuto in termini di vigilanza democratica, nessun tipo di strategia della tensione passerà, perché il popolo è più forte, ha nel cuore la democrazia e ha ormai nel cuore il ripudio della violenza. La democrazia, il corso deve andare avanti con le forme democratiche e anche i cambiamenti non devono mai passare attraverso la violenza. Io credo che il compito nostro dell'amministrazione cittadina è quella di mantenere nel più alto modo possibile la memoria, affinché memoria diventi percorso di legalità e di lotta per i diritti. Solo attraverso la lotta per i diritti noi potremmo sconfiggere quella parte di istituzioni che hanno ancora il volto delle mafie e di una strategia della tensione che oggi si fa con la carta da bollo e non con le bombe, ma sempre strategia criminale.